Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Debora, la nutrice di Rebecca. Il nome della nutrice di Rebecca, Debora, compare puntualmente in un passo di Genesi 35, nel contesto delle storie di Giacobbe, dove viene descritto l'incontro del patriarca con Dio in Betel. Il passo è interessante perché, duplicando il racconto di Genesi 32, che descrive la lotta del patriarca con l'angelo e la sua vocazione a eponimo del popolo, ribadisce l'elezione caduta su Giacobbe e non su Esaù. E ancora una volta insiste sul tema della benedizione, che viene impartita specificamente da Dio al patriarca in Betel, con abbondanza di promesse e con la certezza di una discendenza ampia e feconda, la stessa che era stata assicurata prima al nonno Abramo e al padre Isacco. Nuovamente, peraltro, il passo di Genesi 35 ribadisce il cambiamento del nome del patriarca, già evocato in Genesi 32 con l'indicazione dell'etimologia. Egli non si chiamerà più Giacobbe, ma sarà Israele, e dichiarerà nel suo nome che Dio vince. Ora, nel passo di Genesi 35, deduciamo che Giacobbe, nomade, porta con sé tutta la sua casata e in particolare le donne. Come già abbiamo avuto modo di notare, le donne provenienti dalla terra dei due fiumi sono donne ricche, di casate importanti, che si muovono in gruppo e hanno schiavi al loro seguito. Così è per Sara, così è per Lia e per Rachele, così è stato anche per Rebecca, la moglie di Isacco, madre di Giacobbe, che si era recata in Canaan con il servo di Abramo, al momento della ricerca di una sposa per Isacco, e che aveva con sé un seguito di donne, tra le quali la sua nutrice. Queste donne seguono sempre la famiglia, anche dopo la morte della padrona. Esse sono pertanto con Giacobbe anche nel corso del suo vagabondare nella terra di Canaan. Dunque, durante la sosta della carovana in Betel, dopo l'incontro e la lotta con Dio, Giacobbe costruì un altare al Signore e chiamò quel luogo El Betel, perché là Dio gli si era rivelato quando sfuggiva a suo fratello Esaù. Allora, nota il testo, morì Debora, la nutrice di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel. C'è un accento specifico su questa donna, su questa nutrice. E questo luogo, Betel, resta sacro per sempre e viene vivificato dalla presenza dei resti mortali di una donna silenziosa e operosa, umile e mite. Debora, la nutrice, colei che era stata capace di dare latte e vita a Rebecca nella sua prima infanzia. Il suo nome è connesso con l'azione e con la parola e definisce peraltro l'ape, l'insetto produttivo, operoso e capace di sacrificio per eccellenza.